al Presidente della Repubblica Federale di Somalia. Prima l'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale, poi per il Presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud, il faccia a faccia a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Roma tenta di recuperare l'influenza perduta nel Corno d'Africa verso le ex colonie italiane. Lunedì scorso Meloni ha incontrato anche il premier dell'Etiopia. Africa orientale che resta snodo fondamentale anche per il flusso dei migranti verso il Mediterraneo attraverso la Libia. Tema quello dell'immigrazione al centro dell'attesissimo vertice europeo di domani e dopodomani, vertice caratterizzato dalla presenza del presidente ucraino Zelensky. Previsto anche un faccia a faccia con Meloni. La posizione italiana è stata illustrata oggi in commissione alla Camera dal ministro per gli affari europei Fitto. Di solito il compito di presentare la missione spetta al presidente del Consiglio in aula, ma i lavori parlamentari sono sospesi per il voto regionale in Lombardia e Lazio di domenica e lunedì prossimi. Al voto circa 12 milioni di elettori, appuntamento che potrebbe avere conseguenze politiche sia nella maggioranza sia nelle opposizioni. Se per Salvini si tratta soltanto di un voto locale, per Meloni invece rappresenta un referendum per i primi 100 giorni del governo. Anche per le opposizioni si tratta di un test importante per valutare la tenuta delle alleanze e la concorrenza tra PD, 5 Stelle e Terzo Polo.